Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Canali. Questa è la mia stampante 3D che sto realizzando, anzi, diciamo che ormai è ultimata, devo finire solo alcuni settaggi, ma può partire, già potrebbe partire, mi manca soltanto il vetro da utilizzare per la stampa. La struttura è in metallo, ho utilizzato come kit di partenza l'Anet A8. Il kit dell'Anet è in plastica o in cartone, invece ho utilizzato uno in metallo. Per questo in metallo ho preso un progetto da internet, questo si chiama Tatara, e per stamparlo ho chiesto poi in giro alcuni preventivi, costava circa 400 euro e stavo lasciando tutto, a dire la verità, per 400 euro non valeva la pena di fare una cosa del genere. Invece un ragazzo su eBay si è proposto, un negozietto si è proposto di tagliare il mio progetto, di incidere il laser il mio progetto, a costo di pubblicizzare il suo negozio, e quindi in descrizione vi metterò il link. Il prezzo 80 euro, quindi vi conviene da 80 a 400 euro, è davvero stracciato come prezzo. Seguite il mio primo link, video, il mio primo video dove vi faccio vedere dove prendere il materiale di base per realizzare questa stampante. Dopo seguo un piccolo video sulle modifiche da fare su questa stampante e un successivo video per settare tutti i parametri. Quindi chiamarla Anet A8 sarebbe inutile perché le modifiche che andrò a fare sono tantissime. Quindi questa qui avrà un altro nome che io utilizzerò per identificarla. La chiamerò Leo C8. Poi in futuro vi spiegherò anche perché ho scelto questo nome. Vi auguro buona giornata, buon proseguimento nel vedere i video. Mi raccomando, like, condividete i video, incoraggiate anche altri vostri amici a iscrivervi al mio canale quando più siamo, quando, come si dice a Napoli, più bella la rima. Ok, buona giornata a tutti. Prima modifica da fare è TN5, se vedete. Quindi andremo a modificare questo qui. E ovviamente anche successivamente, altra modifica da fare è l'alimentatore. L'alimentatore è un cinese con poca protezione e poi è di circa 20 ampere, non ideale per la stampa ABS che ha bisogno di più potenza. Quindi andremo a utilizzare un altro tipo di alimentazione. Anche il tipo di piatto. Andremo a utilizzare un altro tipo di piatto che poi in futuro cercheremo di montare da AliExpress. Stessa cosa anche le strutture, questo strutture anche se è buono comunque ha delle limitazioni ed è molto lento. Qui dovete montare due dadi e qui c'è il separatore in plastica. È importante montarne due perché qui all'interno potrebbe fare il contatto e darvi problemi al display rovinandolo. Ok. Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run, dangerous, but it's so fun. Running, running. Thank you.
told my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth. Maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run. Dangerous but it's so fun. Running, running. Wipe away my tears, so sincere. Turn gray skies to blue.